Ciao bambini, oggi un nuovo libro. Si intitola Una bella giornata. Sta arrivando il freddo e piccolo Riccio inizia a costruire la sua casa per l'inverno. Ma ad un tratto, una raffica di vento improvvisa spazza via tutto e lo fa volare gambe all'aria. Piccolo Riccio ha freddo e trema, il vento continua a soffiare forte e lui non sa cosa fare. Per fortuna è riuscito a prendere il berretto, la sciarpa e i guanti prima che volassero via. E così prova a ripararsi ai piedi di un grande albero, ma il vento continua a soffiare sempre più forte. Dovrò andare a casa di Tasso e rimanerci fino a quando questa bufera non sarà passata. Così dicendo, si mette la sciarpa, i guantini, si cala il berretto sulla fronte e si incammina verso la casa di Tasso. In mezzo al prato il vento soffia ancora più forte. Le foglie che cadono dagli alberi e i fiocchi di neve impediscono a piccolo Riccio di vedere la strada. Mentre cammina, piccolo Riccio scorge in mezzo all'erba una famigliola di topolini che se ne stanno abbracciati l'uno con l'altro per non rabbrividire dal freddo. Non ho mai visto un tempo simile, dice mamma topo. Il vento ha fatto volare lontano la nostra casa e i miei bambini hanno così freddo. Anche la mia casa è stata portata via dal vento, risponde piccolo Riccio. E io sto cercando di raggiungere la casa del mio amico Tasso per ripararmi, ma adesso che ci penso, ho una cosa che potrebbe scaldarvi. Si toglie il caldo berretto di lana e lo porge a Mamma Topo. Magnifico! Ringrazia Mamma Topo e mette i suoi piccoli al calduccio nel berretto. Grazie, piccolo Riccio! Piccolo Riccio si ripara con la sciarpa e continua per la sua strada, costeggiando il fiume. Sulla riva del fiume incontra Lontra, che sbuffa e soffia sulle zampe. Ciao Lontra! Saluta Piccolo Riccio. Come stai? Oh, ciao Piccolo Riccio, risponde Lontra. Il mio pelo mi tiene calda, ma le mie zampine sono ghiacciate. Dice piccolo Riccio e porge a Lontra i suoi guantini. Grazie piccolo Riccio, risponde Lontra. Questi vanno benissimo, ma non dovresti essere a casa con questo brutto tempo? Io non ho più una casa, risponde tristemente piccolo Riccio. Il vento me l'ha portata via e ora sto andando a casa di Tasso e si rimette in cammino. La casa di Tasso è ancora lontana, il vento continua a soffiare forte e i fiocchi di neve si fanno sempre più fitti. Ma piccolo Riccio non si perde d'animo e continua a camminare. Vicino a un cespuglio incontra Mamma Cervo e il suo piccolo. Oh, piccolo Riccio, dove stai andando con questo tempaccio? Perché non te ne stai al calduccio nella tua tana? Gli chiede Mamma Cervo. Piccolo Riccio racconta come la sua casa è volata via. Ma mentre parla, vede che il piccolo cerbiatto sta tremando dal freddo. Tieni, prendi questa, dice, porgendogli la sua sciarpa. Come sei generoso, dice Mamma Cervo. Grazie, piccolo Riccio. Cammina e cammina. Piccolo Riccio arriva in cima alla collina. Vede in lontananza la casa di Tasso, ma ops! La strada è ghiacciata! Così Piccolo Riccio scivola e arriva impicchiata davanti alla porta di Tasso. Aiuto! Grida mentre rotola e rimbalza. Tasso sta sorseggiando una fumante tazza di tè. Quando sente un grande tonfo provenire dall'esterno. Chi è? Grida spaventato. Va ad aprire la porta e una grossa palla di neve spinosa rotola dentro casa. Ma che sorpresa!
esclama stupito. Ciao, piccolo riccio! Tasso offre a piccolo riccio una tazza di tè e lo fa accomodare davanti al camino, su una comoda e morbida poltrona. Piccolo riccio racconta a Tasso la sua avventura e poi, cullato dal caldo fuoco del camino, si addormenta. Piccolo Riccio rimane a casa di Tasso fino a quando la tempesta non è passata. Ora deve pensare a ricostruire la sua casa, ma è molto preoccupato. Come farò a ricostruire una nuova casa se il vento ha spazzato via tutti i ramoscelli? Domanda a Tasso. Ti aiuterò io, risponde Tasso, non ti preoccupare. Fanno pochi passi e... Sorpresa! Grida Tasso. Piccolo Riccio rimane a bocca aperta. Gli animali che ha incontrato durante la tempesta gli hanno costruito una nuova casa, calda ed accogliente. Per il riccio più gentile del mondo! Gridano tutti insieme e Piccolo Riccio si sente commosso e felice. Ciao bambini!